Allora, per quanto riguarda invece che cosa facciamo all'interno del gruppo classe, quindi le varie esperienze e anche le attività, lascio la parola alla mia collega. Buonasera. Tutta la mattinata abbiamo parlato dei ragazzi, di quanto fanno fatica a riconoscersi, ma soprattutto quanto per loro è importante essere riconosciuti e visti. Per questo il nostro intervento l'abbiamo chiamato In cerchio con i ragazzi, perché quando noi arriva la richiesta da parte dei docenti di lavorare in queste classi che sembrano veramente classi di indemoniati più che di ragazzi, ci scatenano tante fantasie. Però non dobbiamo mai perdere di vista questo elemento comune degli adolescenti, e cioè che gli adolescenti chiedono di essere visti, di essere contenuti e di essere riconosciuti. La prima richiesta che infatti facciamo ai ragazzi è quella di disporsi in cerchio con le sedie. Sappiamo tutti perfettamente la valenza del cerchio a livello simbolico, è importante perché dà un'assenza di divisione, un'assenza di distinzione, vengono tutti posti sullo stesso piano. All'interno di questo cerchio si crea un campo invisibile dove convergono le emozioni, le immagini e le fantasie di ogni componente del gruppo. Quindi ogni ragazzo all'interno di questo spazio gruppale che il cerchio riesce a delimitare si crea un luogo sacro dove ognuno è visto e riconosciuto, un luogo sacro che poi più volte viene anche richiesto dai ragazzi negli incontri successivi. È un'esperienza brevissima, una classe di primo liceo visto 2 anni fa ha richiesto successivamente, l'anno successivo, di loro spontanea volontà, un nuovo intervento, perché veramente avevano riconosciuto come spazio sacro, come un luogo dove potersi esprimere al meglio, perché dovevano tra virgolette risolvere semplicemente l'accoglienza di nuovi membri della classe. Qualcuno era stato perso perché era stato bocciato, qualcuno si era aggiunto, e i ragazzi si sono dimostrati molto collaborativi e aperti al dialogo. Quello che noi tendiamo sempre a specificare è che i nostri incontri con i gruppi classe naturalmente non possono essere considerati gruppi di psicoterapia, però sicuramente dobbiamo essere consapevoli che hanno comunque una valenza trasformativa molto alta, anche perché anche laddove pensiamo una volta finiti 3 incontri che in realtà tutto quello che noi avevamo pensato di fare non abbia attecchito minimamente, in realtà poi magari questo lavoro viene fuori l'anno successivo, come nell'esempio che vi ho fatto poco fa, o perché magari alla fine sul gruppo in sé non ha avuto un'azione tanto efficace, però magari sul singolo, e quindi ha permesso a quei ragazzi un po' più in difficoltà o che avevano un disagio in particolare di avvicinarsi allo sportello d'ascolto. L'intervento in classe ha quindi allo scopo di favorire e di sviluppare le risorse che già ci sono, perché partiamo dal presupposto che il gruppo è un collettivo, è un corpo che si muove all'unisono, e quindi all'interno già sono presenti le singole risorse che ogni componente riesce a far confluire all'interno del gruppo, e quindi si offre così ai ragazzi uno spazio di esperienza intermedia tra pensiero e affetto. Questo è importante perché quando noi pensiamo di lavorare nelle classi dobbiamo anche sapere a quale pubblico ci stiamo rivolgendo. Noi lavoriamo sia nelle scuole elementari, nelle medie e nel liceo, quindi ovviamente il canale di comunicazione varia a seconda della capacità dei bambini a questo punto, quindi se stiamo di fronte a una prima elementare, di fronte a una prima media o a ragazzi di primo liceo, e anche quindi valutare attentamente la capacità di elaborazione che hanno i bambini o i ragazzi e quindi qual è il canale di accesso più semplice. Ora entriamo nella parte più concreta del lavoro che facciamo con i ragazzi nelle classi. Questa è la frase che noi diciamo in genere, e diciamo adesso ragazzi mettiamoci in cerchio, e vi assicuro che dopo che abbiamo pronunciato questa frase il dubbio più grande che ci viene è che in realtà abbiamo pronunciato scatenate l'inferno, perché dopo aver detto questo i ragazzi dovranno disporre in cerchio le sedie, ma spostando i banchi anche in uno spazio talmente minimo di una classe. Immaginate che spesso lavoriamo nei licei con classi anche di 30-32 ragazzi in uno spazio vitale veramente minimo, quindi immaginate che dopo aver detto una frase del genere inizia un caos che è una cosa improponibile, e allora a quel punto cosa facciamo? In realtà
cerchiamo di proporci come un adulto che dà una risposta diversa, quindi lungi da noi alzarci e fare prediche su come ci si comporta. In realtà ci mettiamo sedute e attendiamo che da quel caos primordiale alla fine possa comparire qualcosa, e in effetti alla fine una sorta di cerchio, strano, ma una sorta di cerchio alla fine c'è. E questa è la prima immagine che noi abbiamo del gruppo ed è la prima immagine fondamentale che ci permette di conoscere i ragazzi che abbiamo di fronte. Cominciamo da qualche esempio di attività che possiamo fare. Per esempio, questo è un'attività che abbiamo chiesto di svolgere in una classe di prima elementare. Qui la richiesta da parte delle insegnanti era quello di, in realtà non c'era una richiesta perché il gruppo in sé non funzionasse, ma in realtà all'interno di quella classe c'erano tante situazioni individuali molto difficili e quindi si richiedeva un'osservazione e quindi una successiva, magari un successivo suggerimento su come cercare di gestire al meglio questi bambini. E quindi la richiesta è stata: quale personaggio di fantasia o supereroe vorresti essere? Come ben vedete, ricorrono temi abbastanza comuni, ci sono personaggi della televisione, ci sono personaggi di cartoni animati, personaggi di fantasia, abbiamo anche Harry Potter per i più audaci, abbiamo anche vecchi cartoni animati come Lady Oscar, abbiamo videogiochi che entrano nella vita dei bambini e che a volte servono come supereroi per identificarsi e quindi affrontare le difficoltà. Anche questa è un'altra attività svolta con dei bambini di seconda elementare: chi sarò da grande? Anche questo era una richiesta particolare, anche per esplorare un po' le paure che avevano i bambini, e infatti poi si è svolto tutto un lavoro interessante sulle emozioni, in particolare anche sulla paura, ma qui è stato molto interessante vedere ciò che usciva anche in riferimento alla famiglia, perché qui non veniva fatta appunto una richiesta della famiglia, ma in realtà la maggior parte dei bambini si sono immaginati da grande un po' nei lavori che facevano i genitori. Questo è il gioco della pattumiera, è un'attività che abbiamo proposto in una scuola media. Questi sono stati assemblati, ma in realtà sono singoli fogliettini che ogni ragazzo aveva per sé singolarmente. Quello che viene chiesto ai ragazzi è di riflettere e di fermarsi, quindi a riflettere un attimo sul gruppo. Sul gruppo del quale fanno parte e sulle difficoltà che pensano ci siano, ma anche come se lo vivono loro. Questa attività in particolare, in questa classe di scuola media, è stata utile perché in questa fase diciamo preadolescenziale, comunque che va tra gli 11 e i 13 anni, quando entriamo in una classe la prima fotografia che abbiamo, che sono semplicemente degli individui singoli che difficilmente riescono ad assemblarsi e quindi formare un vero gruppo classe. Questa attività ha permesso ai ragazzi di riflettere ognuno su se stesso e vedere poi alla fine, con la riflessione finale in gruppo, quanti problemi in realtà erano comuni. Tutti questi spezzoni che vi ho messo in realtà parlano di un dolore, di una profonda sofferenza, di tristezza di questi ragazzini che si sentivano presi in giro, traditi da un amico, derisi dal gruppo. E quando è stata restituita, perché ogni ragazzino aveva un foglietto. Sì, allora ai ragazzi veniva chiesto di scrivere, quindi di riflettere sulla propria posizione all'interno del gruppo classe e che cosa secondo loro non andava e che quindi avrebbero voluto cambiare. Su questo fogliettino successivamente veniva chiuso, quindi reso completamente anonimo, dove non veniva chiesto il nome, e veniva letteralmente gettato dentro un sacchetto della spazzatura. A questo punto, in un secondo giro, si richiedeva ad ognuno di ripescare un fogliettino a caso e di leggerla ad alta voce per vedere se in quella frase, in questo caso in questi pensieri, anche fatti di dolore e di tristezza, in realtà potesse esserci una valenza trasformativa per il gruppo. È stata un'attività interessante perché tutti quanti si sono riscoperti con una stessa problematica e nessuno mai se l'era detto, e quindi si sono sentiti meno soli. Sicuramente da qui a creare un vero gruppo classe ce n'è voluto di lavoro, però è stato un avvio, e alla fine in terza media, devo dire la verità, poi i ragazzi si sono ritrovati con un punto di riferimento importante. Questa è un'altra attività che usiamo molto spesso, la valigia. Questo è stato fatto in un primo liceo. Come vedete, ci troviamo sempre nelle fasi di passaggio, prima elementare, prima media, primo liceo. Sono
quelle situazioni in cui i ragazzi, appunto come diceva Ilaria poco fa, in realtà ci si trovano, non è un gruppo per scelta, è un gruppo istituzionale, è un gruppo che loro non scelgono, di conseguenza è difficile perché ci si trova di tutto, soprattutto al liceo si può trovare anche il ragazzo bocciato, si può trovare il ragazzo più aggressivo. E in questi, la valenza di questa attività era sempre quella di cercare di far riflettere i ragazzi che arrivati a questo punto in primo liceo hanno anche una capacità riflessiva e anche di esposizione verbale, quindi anche una capacità di pensiero ben superiore, quindi potevamo un po' giocare di più sulla parte scritta e meno ludica. In questa attività veniva chiesto di immaginare un ipotetico viaggio con la classe e all'interno di questa valigia non dovevano esserci elementi concreti, quindi né vestiti né oggetti, ma risorse e cose da risolvere. Allora, cose da risolvere, il primo in alto a sinistra, per malosità di alcune persone. Le persone devono prendersi le proprie responsabilità e colpe. Qualcuno deve tranquillizzarsi. Siamo a volte infantili. Cose positive, gruppo vivace ma unito. Siamo un primo studioso. Nell'altro, cose da migliorare. Immaturità, irascibilità, integrazione di alcuni soggetti, aggressività, divisione di pensiero, problematiche inutili, rispetto per alcuni professori, fiducia da parte dei professori nei nostri confronti. Cose buone, umorismo, diligenza di alcuni professori. Nel terzo punto voi vedete un simbolo, è un cerchio, in realtà sono tutti omnistilizzati che si tengono per mano e i ragazzi hanno voluto sottolineare l'unione del gruppo. Intelligenza media della classe, capacità di parlare seriamente, stare agli scherzi, sempre con eccezioni, appoggio tra la classe. Interessante che qui cominciano a comparire le figure adulte, iniziano a comparire quegli adulti che in genere ostacolano forse un po', o quantomeno da ragazzi vengono visti come tali. Un altro e ultimo esempio di questa attività, risorse. Quando la classe vuole sa essere seria e partecipa. La classe è molto simpatica a parte qualche elemento. La classe abbraccia le differenze multietniche. Problematiche. Ci sono vari gruppi di elementi e la classe non è completamente unita. Vivacità in confronto ad alcuni professori. Caratteri molto diversi che provocano discussioni. Dopo questa attività ovviamente è stato importante far emergere questa figura dei professori che più volte viene ripetuta. Il professore viene visto come punto di riferimento ma anche come nemico primario e invece piano piano negli incontri si è cercato di, tra virgolette, passatemi il termine, ammorbidire i ragazzi cercando di riflettere su modalità diverse con le quali poter chiedere ai professori. Naturalmente lo stesso lavoro è stato necessario farlo con gli adulti che a volte, si capisce, è difficile entrare in una classe con tanti elementi diversi, soprattutto nelle classi che si vanno formando, soprattutto all'inizio. Questo è un ultimo esempio che portiamo, ed è diciamo una di quelle attività ad altissimo contenuto simbolico, dove appunto andiamo a lavorare con le immagini e chiediamo ai ragazzi di costruire una storia su queste immagini. Funziona così, ogni ragazzo dovrà scegliere tra le immagini che noi proponiamo, già le portiamo ritagliate, e alla fine, divisi in sottogruppi, si chiede ai ragazzi di assemblare le immagini e di creare una storia. Vi leggo questa storia che, anche se sembra che poi la conclusione non sia così positiva, si vede? Pochissimo. Vabbè. Comunque tanto ve lo leggo. Allora, ripeto, è una storia che non ha forse un lieto fine, almeno in apparenza, ma se riusciamo a vederlo in chiave simbolica ci racconta un po' di tutte quelle problematiche di sottofondo delle quali stamattina abbiamo parlato tanto e su questo sfondo depressivo che a volte troviamo nei ragazzi. Il titolo è Perdizione e libertà. Questa è la storia di Thomas, un ragazzo che pare avere tutto, ma ha perso ciò che per lui è più importante, la libertà d'essere. Infatti è da tempo che ormai si sente come una macchina in corsa, ma utilizzata solo a scopo espositivo.
si sente nudo, osservato, giudicato da chiunque, ma incapace di esprimersi. Ciò che veramente desiderava era sentirsi libero, e libero soprattutto di poter comunicare lui stesso chi davvero sentiva di essere. Tentò così la via della fuga, cercando di valicare quel muro di giudizi altrui, ma infine si ritrovò a scegliere come ultima via d'uscita una via particolare, perdersi nell'immensità del mare, abbandonandosi così all'ebbrezza marina per raggiungere una libertà assoluta, ma purtroppo eterna. Questo è un po' un grido di dolore abbastanza comune fra gli adolescenti, che se non ci lasciamo spaventare dall'immagine forte che ci danno, allora è lì che possiamo creare un ponte di comunicazione con loro e cercare a quel punto di risollevarli e stimolarli ad una riflessione che possa andare un po' più in profondità. In chiusura volevamo farvi vedere un video che è lo spezzone di un film, ma ci tengo a concludere dicendo quanto è importante il lavoro di gruppo, quanto il gruppo sia una risorsa fondamentale, perché mette in risalto le capacità del singolo, ed è un po' quello che noi abbiamo fatto come equip dell'Istituto di Ortofonologia quest'oggi e che quindi ha permesso la realizzazione di tutto questo lavoro. Grazie.